Un saluto a tutti i lettori di Evriai.it. Il nostro coverage della Gamescom di Colonia continua con Forza Motorsport 5. Lo abbiamo già provato nel corso dello showcase pre-Gamescom di Microsoft e lì ci ha convinto in maniera totale. Il feeling del sistema di guida è perfetto, un'evoluzione naturale di quello dello scorso anno, e dal punto di vista visivo si tratta veramente di un titolo sopra le righe che sfrutta sicuramente tutte le potenzialità di Xbox One, anche perché Turn 10 ha svelato di aver lavorato insieme a Microsoft anche allo sviluppo della console. Oggi, dopo la prova con mano sia con volante che con joypad della quale potete leggere nella nostra anteprima, oggi però abbiamo avuto occasione di fare due chiacchiere col creative director di Turn 10, Dan Greenwald, che ci ha svelato qualche retroscena in più su Forza Motorsport 5. Veniamo prima di tutto alle brutte notizie. Non ci saranno gare endurance, non ci saranno gare in notturna e non ci saranno le condizioni climatiche. Questo è un duro smacco per gli appassionati di racing game e non sappiamo per quale motivo sia stata fatta questa scelta, nonostante la potenza delle console next generation. Tuttavia, Forza Motorsport 5 presenterà anche tantissime novità. Si parte ad esempio da una carriera completamente rivista. Invece che una lista interminabile di eventi, il team ha pensato di dividere la carriera in tante piccole sottocarriere, possiamo dire, ognuna dedicata a una tipologia diversa di vetture. Troveremo ad esempio una carriera per le auto sportive, una carriera per le auto d'epoca, una carriera per le auto off-road e così via. Dentro ognuno di questi macro eventi ci saranno altre piccole suddivisioni a seconda della marca, del modello e quant'altro, in maniera da rendere più possibile personalizzata l'esperienza di gioco. Ma non basta, perché anche a livello di gameplay ci sono delle novità che anche alla prova con mano non eravamo riusciti ancora a percepire, vista la brevità della stessa. Turn 10 ha lavorato in collaborazione con un'azienda statunitense che effettua test professionali sui pneumatici, in maniera molto differente a quanto ha fatto Pirelli ad esempio con Forza Motorsport 4. Questa azienda, famosa anche nel settore aerospaziale, è riuscita ad isolare ogni parametro dei test ai pneumatici, fornendo milioni di dati agli sviluppatori di Turn 10. Grazie a questi dati e all'integrazione del sistema di sospensioni già visto in Forza Motorsport 4, il livello di realismo di Forza Motorsport 5 è davvero passato a un altro livello, è davvero incredibile. Non abbiamo potuto provare con mano la build definitiva del dietro le quinte, ma Dan ha giocato per noi e ci ha fatto vedere nel dettaglio come il graining sui pneumatici, il riscaldamento, la deformazione influiscano in maniera incredibilmente varia sul gameplay. In più ci hanno annunciato che è stata introdotta per la prima volta Spa all'interno di Forza Motorsport 5, una richiesta che da molto tempo i fan facevano a Turn 10. Quindi, nonostante sia veramente un peccato non vedere ancora una volta condizioni climatiche, gare notturne o endurance, non possiamo certo lamentarci di Forza Motorsport 5, che si appresta ad essere probabilmente il miglior titolo di lancio di Xbox One. Continuate a seguirci per saperne di più su Forza Motorsport 5 e sulla prosecuzione della Gamescom 2013.